5 key points sul trattamento del progenismo. Punto numero 1, che cos'è il progenismo? È una condizione clinica caratterizzata da un'eccessiva prominenza della mandibola, a volte caratterizzata appunto da un'eccessiva crescita della mandibola, o può essere simulata anche per una un contestuale iposviluppo del mascellare superiore. In pratica, clinicamente il paziente di profilo sembrerà in questo modo, quindi con la mandibola eccessivamente pronunciata. Punto numero 2, come possiamo correggere questo tipo di condizione? Esiste soltanto una metodica, che è quella di un intervento chirurgico noto come chirurgia ortognatica o chirurgia bimascellare. Questo tipo di chirurgia si effettua tutta con delle incisioni all'interno della bocca che permetteranno poi di creare delle vere e proprie fratture del mascellare superiore della mandibola, permettendo di riarrangiarsi tridimensionalmente tra di loro e poi di essere fissati nella nuova posizione con delle placche e delle viti in titanio. Numero 3, questo intervento si esegue in anestesia generale, ha una durata variabile in base fondamentalmente alla condizione clinica in cui ci troviamo, ad ogni modo tra le 3 e le 5 ore grosso modo. Punto numero 4, una cosa molto importante da sapere è che comunque riarrangiando tridimensionalmente le ossa mascellari, quindi il mascellare superiore e la mandibola tra di loro, naturalmente avremo bisogno di preparare tra virgolette i denti per questo nuovo riarrangiamento tridimensionale, quindi prima o dopo quello che è l'intervento chirurgico, a dipendere da quello che è l'approccio che è stato utilizzato, sarà necessario poi un trattamento ortodontico, quindi il paziente dovrà essere seguito anche da un dentista, il quale si occuperà di applicare i brackets, le stelline sui denti e posizionarli nella posizione più idonea per questo che è il riarrangiamento tridimensionale delle ossa mascellari. Punto numero 5, ahimè per il progenismo non esistono trattamenti mini-invasivi per la sua correzione, esistono sicuramente condizioni di progenismo borderline, quindi quando la mandibola non è eccessivamente protrusa e più che altro abbiamo un mascellare poco sviluppato. In questi casi possiamo creare dei camouflage utilizzando delle protesi o anche dei filler, infiltrazione profonda nel medio facciale, ma in tutte le condizioni in cui il problema di base è l'eccessivo sviluppo della mandibola, in questo caso ahimè non c'è nulla che regga a confronto della chirurgia ortognatica. Alla prossima!